Allora, apriamo la seduta, lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Dodici presenti, 12 assenti più la Presidente, quindi possiamo aprire la seduta. Sono giustificati Gugliotta e Principato. Grazie. Gli scrutatori sono Guido, De Chiara e Carlone. Allora, oggi abbiamo i primi tre atti all'ordine dei lavori che dovrebbero essere relativamente semplici. Sono tre proposte di deliberazione avente ad oggetto ratifica della surroga del componente del comitato di gestione, e iniziamo con quello del CSA Centroni. Lascio la parola al relatore, consigliere Ferrauto. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, premesso che con deliberazione della C di Roma Capitale numero 28 del 13 dicembre 2010 è stato approvato il regolamento per il funzionamento dei centri sociali degli anziani, che con deliberazione del Consiglio del Municipio numero 11 del 15 febbraio 2018 è stato eletto il comitato di gestione del centro sociale anziani di Centroni, che l'articolo 18 del succitato regolamento definisce le modalità di sostituzione dei componenti del comitato di gestione di missionari. Considerato che con nota protocollo C248521-2018 il signor napolitano Eraldo Pasquale ha presentato le dimissioni dall'incarico di componente del comitato di gestione del centro sociale anziani Centroni, con nota protocollo C271160-2018 il signor Bernardi Amedeo, risultato primo dei non eletti, ha accettato l'incarico di componente del comitato di gestione del centro sociale anziani Centroni, che occorre pertanto procedere alla sostituzione del suo indicato componente del comitato di gestione, visto il dispositivo dell'articolo 18 di cui al regolamento sopra menzionato, visto il TUEL, visto il regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, visto il parere favorevole espresso dalla commissione consigliare permanente e competente municipale e riunitasi nella seduta del 7 dicembre 2018, atteso che in data 5/12/2018 il direttore della direzione socioeducativa del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL, approvato con decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
firmato la dottoressa Graziano. Atteso che in data 5 dicembre 2018 il direttore del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31,2(d) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione, firmato il dottor Menichini. Vista la deliberazione di Roma Capitale numero 28 del 13 dicembre 2010, visto lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione numero 8 del 7 marzo 2013, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di ratificare la surroga del signor Bernardi Amedeo del Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani Centroni, approvato con deliberazione del Consiglio del Municipio numero 11 del 15 febbraio 2018. E vado a leggere la nuova composizione: Presidente Palenga Mario, componenti Comitato di Gestione Bifaretti Mario Gabriele, Bottieri Tiziana, Polinici Osvaldo, Posillipo Antonio, Moschini Giancarlo, Bernardi Amedeo. Al signor Bernardi Amedeo facciamo i nostri auguri per la sua nuova posizione del Consiglio. Grazie. Allora, prima di... Allora, prima di continuare la discussione vorrei ricordare che ieri ho ricevuto comunicazione che è deceduto il presidente del centro sociale anziani, Borromeo, del centro sociale di Statuario Capannelle, quindi volevo insomma dirlo e insomma, proporre un pensiero per lui. Va bene, volete fare un minuto oppure... Sì, va bene. Visto che è stato insomma sì. Seduti. Interrogazione. Allora, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Dodici pareri favorevoli, quindi viene approvato, immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti, bene, concessa. Passiamo al secondo punto, che è sempre, è molto simile al primo, ma riguarda questa volta il comitato di gestione del centro sociale anziani di Cinecittà Est. Consigliere Ferrauto. Grazie, grazie Presidente. E vado direttamente al considerato allora. Con nota protocollo C265905 del 2018, la Presidente del Centro Sociale Anziani di Cinecittà Est, signora Mancini Maria Rosaria, comunica che il signor Belli Luigino, con nota protocollo 216 del 19/11/2018, ha presentato le dimissioni dall'incarico di componente del Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani Cinecittà Est. Con nota protocollo C265-905 del 2018, la Presidente del Centro Sociale Anziani di Cinecittà Est, signora Mancini Maria Rosaria,
comunica con nota protocollo 217 del 19/11/2018 la signora De Murtas Esterina, terza dei non eletti, ha accettato l'incarico di componente del comitato di gestione del Centro Sociale Anziani Cinecittà Est, che occorre pertanto procedere alla sostituzione del suo indicato componente del comitato di gestione del Centro Sociale Anziani Cinecittà Est. Visto il dispositivo dell'articolo 18 di cui al regolamento sopra menzionato, visto il TUEL, visto il regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani e visto il parere favorevole espresso dalla commissione consigliare permanente competente municipale riunitasi nella seduta del 7 dicembre 2018, atteso che in data 5/12/2018 il direttore della direzione socioeducativa del municipio Roma Settima ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL approvato con decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Atteso che in data 5 dicembre 2018 il direttore del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31,2.d del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione. Vista la delibera di Roma Capitale numero 28 del 13 dicembre 2010, visto lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione numero 8 del 7 marzo 2013, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di ratificare la surroga della signora De Murtas Esterina nel Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani Cinecittà Est, approvato con deliberazione del Consiglio del Municipio numero 20 del 15/3/2018. Quindi la composizione del comitato è presidente Mancini Maria Rosaria, componente comitato di gestione Germani Enzo, Stellato Maria Pia, Frondaroli Teresa, Di Marco Germana, Persi Antonella e De Murtas Esterina. Alla signora De Murtas Esterina facciamo i nostri auguri per essere entrata nel comitato di gestione. Grazie. Altri interventi? No. Dichiarazioni di voto? No. Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Dodici voti favorevoli. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Concessa. Benissimo, concessa. Passiamo al terzo punto di oggi, altro comitato di gestione, questa volta del Centro Sociale Anziani di Cinecittà. Consigliere Ferrauto. Grazie Presidente. Allora, considerato che con nota protocollo C23-155-1-2018 il signor Purificato Oliviero ha presentato le dimissioni dall'incarico di componente del comitato di gestione del Centro Sociale Anziani Cinecittà. Con nota protocollo C26-84-27-2018 il signor Ceralli Alfredo risulta primo dei non eletti, ha accettato l'incarico di componente del comitato di gestione del Centro Sociale Anziani di Cinecittà. Da comunicazione del Presidente del Centro Sociale Anziani Cinecittà, verbale comitato di gestione protocollo C253206-2018, il signor Cacciamani Angelo, componente del comitato di gestione, è deceduto e rivolgiamo alla famiglia le nostre condoglianze. Con nota protocollo C270438-2018, la signora Moreschini Fernanda risulta seconda dei non eletti, ha accettato l'incarico di componente del comitato
l'accordo di gestione del centro sociale anziani Cinecittà, che occorre pertanto procedere alla sostituzione dei suoi indicati componenti del comitato di gestione, visto il disposto dell'articolo 18 di cui al regolamento sopra menzionato, visto il tuo e visto il regolamento per il funzionamento dei centri sociali degli anziani, visto il parere favorevole espresso dalla commissione consigliare permanente competente municipale riunitasi nella seduta del 7 dicembre 2018, atteso che in data 5 dicembre 2018 il direttore della direzione socioeducativa del municipio Roma Settimo ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL, approvato con decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Atteso che in data 5 dicembre 2018 il direttore del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31,2.d del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione. Vista la deliberazione di Roma Capitale numero 28 del 13 dicembre 2010, vista lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione numero 8 del 7 marzo 2013, il Consiglio del Municipio Roma Settimo delibera di ratificare le surroghe del signor Ceralli Alfredo e della signora Moreschini Fernanda nel comitato di gestione del centro sociale anziani Cinecittà, approvato con deliberazione del Consiglio del Municipio numero 43 del 5 luglio 2018. Vado a leggere la composizione: presidente Bobbi, Dino e Dino. Componenti comitato di gestione: Mazzoni Ruggero, Bartoletti Michele, Ballone Vincenzo, Carocci Fernando, Ceralli Alfredo, Moreschini Fernanda. Ai nuovi subentrati facciamo i nostri auguri. Grazie. Altri interventi? No. Dichiarazioni di voto? Cerconi. Consigliera Cerconi. Presidente, la Lega si asterrà perché ci risultano delle questioni poco chiare sulle surroghe. Mi meraviglio che da parte della maggioranza, che è sempre stata attenta ai regolamenti, da quello che si è detto, in questo caso invece a quanto pare il controllo non è stato così efficace, perché i subentranti risultano essere stati sanzionati e in virtù dei vecchi del regolamento vigente le sanzioni che sono state fatte ai soggetti del centro anziani non permettono poi un'elezione, che sono gli stessi problemi che ci portiamo avanti da anni. Non li abbiamo mai chiariti, si è sempre fatto finta di niente, purtroppo ad oggi questi problemi continuano ad esserci. Pertanto, evitare il protrarsi di una situazione veramente poco chiara, perché la situazione del centro anziani di Cinecittà con delle persone che si dimettono, anche il presidente che si vuole dimettere, poi gli uffici che chiedono al presidente di non dimettersi e quindi il presidente fa un passo indietro, una situazione molto complicata in cui secondo me il municipio ha gestito molto male la situazione, quindi per questo motivo la Lega si asterrà. Scusi, questa era la dichiarazione di voto, quindi andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, 14 voti favorevoli e un astenuto. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Concessa. Punto successivo. Proposta di deliberazione avente ad oggetto approvazione del piano sociale Municipio Roma 7 2018-2020. Chi vuole relazionare? Consigliere Ferrauto.
Sì, grazie Presidente. Allora, vi vado a leggervi direttamente la mozione e la delibera. Allora, premesso che l'articolo 5 del decreto legislativo 267/2012 prevede la programmazione regionale e locale, che la legge 8 novembre 2000 numero 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi a servizi sociali, impegna i comuni a programmare, progettare e realizzare il sistema locale dei servizi e degli interventi sociali, nonché a promuovere progetti sociosanitari da realizzare in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e gli organismi del terzo settore mediante lo strumento del piano di zona. Che la legge regionale del Lazio 10 agosto 2016 numero 11 sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio ha individuato in particolare agli articoli 44, 45, 48 e 51 il percorso per la presentazione ed approvazione del piano sociale di zona, che con memoria di giunta RC 2187 del 27 gennaio 2017 sono stati indicati gli indirizzi per la stesura del piano sociale cittadino e il processo di consultazione dei diversi soggetti cittadini, enti pubblici e privati, formazioni sociali, che il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, al fine di uniformare la procedura a livello territoriale sulla base delle indicazioni fornite dall'assessore alla persona, alla scuola e alla comunità solidale con direttiva numero 8/2017 di Roma Capitale del mese di luglio 2017, ha predisposto apposite linee guida per i piani sociali municipali, che Roma Capitale realizza la pianificazione socio-sanitaria territoriale ai sensi della predetta normativa, anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio di piano presso ciascun municipio per l'elaborazione del piano sociale municipale. Che la Giunta Municipale ha emanato la direttiva numero 10 protocollo C 38657 del 23 febbraio 2017 avente ad oggetto linee guida per la stesura del nuovo piano di welfare del territorio e la direttiva numero 27 protocollo 93389 2017 del 5/5/2017 avente oggetto piano regolatore sociale municipale, che il direttore della direzione socioeducativa ha contestualmente approvato la costituzione del nuovo ufficio del piano municipale con DD nel reparto numero 863/2017 del 4/4/2017, avente ad oggetto definizione dei compiti ed attività dell'ufficio di piano del municipio 7 e aggiornamento della sua composizione. Considerato che nel periodo maggio-ottobre 2017 sono state definite le aree tematiche oggetto del confronto con la cittadinanza e realizzati i relativi tavoli di discussione nelle date del 30 maggio, 16 giugno e 26 ottobre 2017, che è stata utilizzata la casella di posta elettronica della Presidente del Municipio gestita dalla Segreteria e dai componenti dell'Ufficio di Piano per ricevere contributi e pareri da tutta la cittadinanza, che l'Ufficio di Piano del Municipio Roma 7 ha successivamente provveduto alla stesura del piano sociale municipale 2018-2020 e all'invio della bozza al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute con nota protocollo C 259660 del 15 dicembre 2017, integrato con nota protocollo C 27488 del 6 febbraio 2018. Che con nota protocollo 217/65 del 16/3/2018 il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute ha espresso parere favorevole sulla stessa, rilevando la congruità tecnica del piano sociale. Ha inoltre ritenuto di particolare rilievo alcune delle ipotesi progettuali e delle proposte operative descritte per l'area dei servizi sociosanitari e per le persone di minore età, legate a temi della prevenzione e del sostegno, formulando la richiesta di integrazione in merito ai tempi e modalità di aggiornamento dello stesso, nonché alle azioni di diffusione del piano. Allegato numero 1. Che il direttore della direzione socioeducativa del Municipio Roma 7 e l'assessore alle politiche sociali, pari opportunità e politiche ambientali del Municipio Roma 7 hanno provveduto alla stesura del nuovo piano finanziario 2018-2020 relativamente alla programmazione dei progetti finanziati
dalla legge numero 285 del 97, divenuto parte integrante del piano sociale e all'invio della proposta al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute con nota protocollo C163-687 del 18 luglio 2017, che in relazione alla proposta di adeguamento dei progetti concernenti la legge 285, il Dipartimento si è espresso positivamente con nota protocollo C215252 del 2018, che la Direzione Socioeducativa del Municipio 7, con nota del 6/11/2018, protocollo C249464, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 11/2016, agli articoli 44, 48 e 51, ha provveduto alla trasmissione del piano sociale municipale alle ASL Roma 2, direzione generale e direzione distretto 7, al fine di acquisirne l'approvazione delle attività socio-sanitarie, che la ASL Roma 2, distretto 7, con nota al protocollo C259882 del 15/11/2018, ha espresso parere favorevole al piano, rappresentando per quel che concerne il PUA ed analogamente ad altri municipi, la necessità della sottoscrizione del regolamento di funzionamento dello stesso, che tenga conto del futuro assetto logistico del servizio presso il distretto 7 allegato numero 2. Che in data 15/11/2018 si è svolto l'incontro per la presentazione del piano sociale municipale e per la condivisione delle azioni programmatiche previste, al quale sono stati invitati tutti gli attori che hanno partecipato alla sua elaborazione, ed in particolare i rappresentanti della ASL Roma 2, le consulte municipali, nonché gli organismi del terzo settore e tutta la cittadinanza. A conclusione dell'incontro, i rappresentanti del terzo settore e le rappresentanze delle consulte cittadine intervenute all'incontro hanno espresso parere favorevole al piano sociale del Municipio VII, come da verbale protocollo C267746 del 23/11/2018, allegato 3, che in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 11/2016 all'articolo 48,5, il suddetto piano è stato inviato alle principali organizzazioni sindacali in data 19/11/2018, alla presenza dei delegati CGIL, CISL e UIL è stato acquisito il parere favorevole di tutte le rappresentanze sindacali convocate, e con il proposito di pianificare successivi incontri per il monitoraggio e l'implementazione del lavoro di collaborazione e cooperazione tra istituzioni portatrici di interessi generali e rappresentative delle categorie, come da verbale protocollo C265946-2018, allegato numero 4, che risulta essere acquisito i pareri previsti dalla normativa regionale, che risultano rispettate le procedure previste dalle linee guida del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute delle direttive numero 10/2017 e numero 27/2017 della Giunta Municipale, atteso che in data 26/11/2018 il direttore della Direzione Socioeducativa del Municipio VII ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL, approvato dalla CIDEL con deliberazione numero 8 del 7 marzo 2013, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Atteso che in data 26/11/2018 il direttore del Municipio VII ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31,2 punto del regolamento punto D del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministratore. E acquisiti altresì il parere favorevole alla maggioranza espressa dalla Commissione consigliare politiche sociali, pari opportunità e politiche abitative nelle sedute del 7 dicembre 2018, vista la deliberazione di giunta capitolina numero 222 del 9 ottobre 2017, recante approvazione di un nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, per i motivi in narrativa il Consiglio del Municipio 7 delibera di approvare il piano sociale del Municipio Roma VII 2018-2020, di cui all'allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto. E lascerei la parola adesso all'assessore per l'illustrazione del piano. Grazie. Essere un grande impasse per l'argomento. Non lo Ok. Dicevo, cercherò di non essere troppo prolissa, visto che comunque gran parte di voi già erano presenti nelle commissioni in cui ho appunto illustrato il piano. Allora, questo piano nasce dall'esigenza di definire, diciamo, un po' la programmazione sociale per il triennio 2018-2020 del nostro municipio. E, è stato un percorso, la costruzione di questo piano, un percorso condiviso, di partecipazione, tanto che sono stati appunto istituiti, è stato innanzitutto istituito l'ufficio di piano, composto da personale tecnico e amministrativo di entrambe le nostre sedi, che ha lavorato poi alla stesura vera e propria di questo progetto. E, dalla costituzione dell'ufficio di piano siamo passati a fare una serie di incontri con la cittadinanza, con il terzo settore, con la ASL, con i sindacati e con tutte le realtà formali ed informali presenti sul territorio, che volevano in qualche modo condividere e partecipare insieme a noi alla realizzazione di questo progetto. Io lo chiamo progetto perché è vero, è un piano sociale, ma fondamentalmente al suo interno ha una storia, alla storia del municipio, nel senso di prima dell'accorpamento, quindi c'è tutta una parte relativa a come si è arrivati all'accorpamento del municipio e quello che ha comportato accorpare un municipio grande come questo, con i suoi aspetti positivi e negativi. E poi c'è tutta la storia rispetto a quelli che sono i nostri servizi attuali, cioè quello che noi oggi eroghiamo all'interno del municipio. E poi progetto perché all'interno ci sono tutta una serie di progettualità che speriamo, su cui stiamo già lavorando e che speriamo anche di realizzare nel più breve tempo possibile. Quindi dicevo, questo piano è nato appunto da una serie di incontri. Il primo si è tenuto il 30 maggio, dove appunto sono stati creati dei tavoli di lavoro che rispecchiavano un po' quelle che sono le aree del nostro municipio rispetto al sociale, quindi l'area disabili, l'area adulti, l'area anziani e l'area minori. E all'interno di questi tavoli si è cercato di raccogliere delle proposte che arrivavano dai territori, che arrivavano dal mondo dell'associazionismo, del terzo settore, della ASL e dei cittadini, per cercare appunto di inglobarle all'interno di questo piano. Poi nel secondo incontro che si è tenuto il 16 giugno si è sviluppate queste idee progettuali, si è cercato di capire quali potessero essere inserite e quali purtroppo no. Questo un po' dovuto ad una serie di aspetti, quelli economici, quelli di effettiva competenza del municipio, perché sono arrivate anche proposte molto belle ma purtroppo non applicabili in quanto non di competenza del municipio. Quindi abbiamo fatto questa sorta di raccolta di proposte, abbiamo cercato di capire quali potevamo integrare, includere e quali no, e poi abbiamo iniziato a lavorare a questa bozza. Il 26 ottobre, che è stato il terzo incontro, si è data una sorta di restituzione si è data una restituzione alla cittadinanza e a chi aveva partecipato ai tavoli, presentando appunto questa prima bozza che ha avuto il parere favorevole da parte del Dipartimento, ha avuto il parere favorevole da parte dell'ASL e ha avuto il parere favorevole anche dei sindacati e del terzo settore. E, all'interno, io adesso vi vado a illustrare brevemente come è strutturato questo piano, ma ognuno di voi penso che l'abbia ricevuto e abbia avuto modo e tempo di poterlo leggere. Parte da quella che appunto dicevo era un'analisi del contesto, poi viene sviluppato in ogni capitolo, nella prima parte ci sono le direttrici e le priorità di intervento, quindi cosa il municipio intende portare avanti in questo triennio rispetto ad una serie di progettualità.
Poi ci sono appunto i capitoli suddivisi in azioni di sistema, in area adulti, area minori, area anziane e area disabili, dove non solo vengono illustrati quelli che sono i servizi che noi ad oggi eroghiamo, ma anche delle progettualità innovative. Per esempio, alcune progettualità che potrete trovare sono ad esempio Gate7 o Affidiamoci, che sono proposte che sono partite da questo consiglio, su input appunto del consiglio, che noi abbiamo recepito come giunta e non solo abbiamo inserito nel piano, ma stiamo già lavorando alla loro realizzazione, tanto che appunto in queste settimane si sta pubblicando il bando sia per il GIT7, che è la casa di semiautonomia per donne vittime di violenza o donne sole con figli minori, e Affidiamoci, che è un progetto relativo invece all'affido familiare, all'incentivazione dell'affido familiare rispetto appunto all'istituzionalizzazione in casa famiglia. Poi ci sono altri progetti, come per esempio quello del co-housing familiare. Stiamo cercando di reperire immobili per cercare di appunto realizzare queste progettualità. Ci sono anche progetti che quando è stato scritto non erano stati pensati, come per esempio il ristorante che ha proposto appunto il consiglio, sul quale però stiamo già lavorando e che magari potremmo inserire negli allegati che presenteremo ad ogni inizio anno nel piano sociale, perché questo piano sociale, naturalmente, se voi lo avete letto, sfogliato, vi siete resi conto che i dati sono relativi all'anno 2017, quindi sono dati non aggiornati, però come dicevo anche in commissione, ci siamo riproposti ogni anno di fare degli allegati a questo piano, dove verranno fatti degli aggiornamenti statistici rispetto ai dati e verranno inseriti mano a mano tutti i protocolli o progetti che abbiamo nel frattempo stipulato e progetti che avremo realizzato o che avremo intenzione di realizzare. E quindi questo bene o male è come è composto il piano sociale. Ci sono una serie di allegati, alcuni cioè per esempio quello sul PUA, sul punto unico d'accesso, quello sul barbonismo domestico, che come dicevo anche in commissione è un protocollo totalmente innovativo. Su Roma non c'è un protocollo siglato tra municipi o comune e ASL rispetto a questo tema, però ci ha permesso il lavoro su questo argomento di poter affrontare tutto quello che è il sommerso rispetto al tema del barbonismo. E ci sono anche altri protocolli che stiamo siglando e che a breve verranno inseriti, come quelli per esempio su vari temi, come possono essere i nostri centri diurni, i nostri centri d'aggregazione giovanile, cioè per esempio quello di Scolè. Insomma, diciamo che è un piano dinamico, non è un piano statico fermo lì, non è solo una fotografia dell'esistente, sarà un piano che si svilupperà insieme con noi in questi 2 anni. E quindi niente, io non so se più che altro ho dato una breve spiegazione, non sono entrata proprio nel merito del piano, altrimenti sono 60 pagine, penso non finiremo più. Però se avete domande, chiarimenti, io sono qui a disposizione. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Ah, vuol fare un intervento? Sì, va bene. Dichiarazione di voto. Le manine. Il Movimento 5 Stelle esprime parere favorevole al piano di zona e vuole fare complimenti sia all'assessore che agli uffici per aver steso il piano così complesso e completo. Grazie. Altre dichiarazioni? No? Votazione. Contrari? Astenuti? Tredici voti favorevoli e 3 astenuti. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Concessa. Grazie. Il successivo punto all'ordine dei lavori è proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma della consigliera Guadagno avente ad oggetto approvazione del regolamento per lo svolgimento delle attività da parte degli operatori del proprio ingegno su area pubblica nel territorio di Roma Capitale. Chi relaziona? Consigliere Giannone. Grazie Presidente. Allora, presentiamo questa proposta di delibera per espressione parere. È una delibera che abbiamo ricevuto dal Consiglio dell'Assemblea, la proposta della consigliera Guadagno riguardo l'istituzione di un registro, approvazione di un regolamento, per lo svolgimento delle attività di operatori da parte degli operatori del proprio ingegno. Gli operatori del proprio ingegno sono delle persone che svolgono in prima persona un'attività di artigianato molto vicino a un'attività artistica, quindi sono degli artisti che lavorano materiali con le proprie mani, quindi in prima persona, generando quindi dei manufatti che hanno un valore, innanzitutto sono unici, hanno un valore di rilevanza artistica. Il regolamento viene proposto per riempire una vacatio sostanzialmente nella regolamentazione, in quanto questi operatori non sono artigiani, non sono commercianti, non sono del tutto assimilati a artisti in senso stretto, quindi sostanzialmente è una figura che non trovava fino ad oggi una sua collocazione anche normativa, giuridica all'interno di un sistema appunto normativo all'interno del comune. Tuttavia noi li conosciamo perché spesso ci imbattiamo in mercatini e impostazioni dove vediamo persone che manipolano la cera piuttosto che il legno piuttosto che la ceramica, producendo dei manufatti unici di rilevanza appunto artistica più che artigianale stessa, quindi non sono manufatti che vengono fatti in modo seriale, ma hanno un loro valore di unicità. Il regolamento in qualche modo viene proposto per regolamentare la presenza sul territorio del Comune di Roma di queste figure che hanno anche un valore educativo. Pensiamo al fatto di poter vedere la lavorazione che ormai sempre di più viene fatta in modo industriale di materie prime come appunto la cera, la ceramica piuttosto che il legno. Il regolamento quindi affronta queste tematiche e sostanzialmente si istituisce un registro amministrativo degli operatori del proprio ingegno a cui possono far richiesta appunto gli operatori per essere inseriti. Quindi per poter essere inseriti è necessario testimoniare la capacità di saper lavorare le materie prime, quindi di essere degli operatori del proprio ingegno. E il regolamento poi affronta il tema della collocazione nelle aree e quindi vengono individuate delle aree, viene stabilito la modalità con cui queste aree vengono individuate e questo verrà chiesto ai municipi e le modalità con cui vengono assegnate le aree. Il regolamento prevede aree di tipo A e di tipo B, quindi aree di maggior pregio e aree di minor pregio, prevede dei meccanismi di rotazione affinché tutti gli operatori iscritti al registro possano usufruire all'interno di un anno solare di tutte le postazioni di tipo A e di tipo B, quindi anche dei criteri di equità e di opportunità di posizionamento all'interno del territorio del comune di Roma. E quindi poi ci sono
detta anche un minimo di regole per la richiesta e il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico. Quindi tutta la parte normativa legata alla revoca, alla rinuncia, alle assenze, eccetera. Insomma, un regolamento che possa in qualche modo stabilire come queste figure possano lavorare in qualche modo, essere presenti sul territorio comunale. E noi abbiamo affrontato questa tematica in Commissione Cultura e parallelamente nella Commissione Commercio, riguardo chiaramente gli aspetti più legati all'occupazione del suolo pubblico. Abbiamo fatto poi entrambe le commissioni hanno fatto, insomma, delle considerazioni che poi sono state formalizzate in una commissione congiunta, seconda, quinta, e che ha espresso alcune osservazioni che trovate inserite nella proposta di deliberazione in discussione. Il parere delle due commissioni congiunte è stato favorevole, per cui questa delibera viene proposta appunto come con parere favorevole a quest'aula. Ho finito, grazie. Altri interventi? Non ci sono interventi? Io intanto invito i consiglieri che stanno morendo di freddo, perché lo so, mi è arrivato il messaggio, chi di voi sta morendo di freddo perché so che vi arriva l'aria ghiacciata addosso, qualcuno ha la febbre, io non so veramente come aiutarvi, perché mi ha spiegato sia il direttore che Franco che ha fatto malissimo proprio l'impianto di condizionamento, e purtroppo se lui lo spenge continua a uscire l'aria ed esce gelata, quindi è anche peggio. Non so che dire, se qualcuno proprio ha la febbre magari si può mettere qui davanti tranquillamente senza problemi, cioè non penso che dobbiamo venirci, cioè io vi devo venire incontro perché non potete ammalarvi per questo, insomma, quindi sentitevi liberi se vi arrivano troppi spifferi, ok? Andiamo avanti, eravamo alle dichiarazioni di voto, non ce ne sono, allora votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok. Allora sono 12 favorevoli e 3 astenuti, quindi il Consiglio approva. Abbiamo poi l'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Ariano, Toti, Alabiso, Giannone, Lazzazzera, Giuliano, Gunnella, Tosatti, Guido, Biondo, De Chiara, avente ad oggetto delocalizzazione all'interno del nodo Anagnina dell'autostazione da destinare alla sosta onerosa e alla fermata dei mezzi adibite alle linee di trasporto pubblico interregionali, nazionali ed internazionali di cui al decreto legislativo numero 285 del 2005 decreto presidenziale numero 616/1977. Chi illustra? Consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Questa proposta di risoluzione di iniziativa della Commissione Terza ovviamente nasce a valle di tutta una serie di note vicende che si sono sviluppate e che si sono maggiormente diciamo, e più rapidamente diffuse nell'ambito delle ultime settimane. L'oggetto è appunto quello della delocalizzazione all'interno del nodo di Anagnina dell'autostazione attualmente presente presso Tiburtina,
e tutta una serie di valutazioni che già avevano visto il nostro municipio, in primis appunto con le esternazioni molto chiare di contrarietà nei confronti di questa decisione da parte della nostra presidente Monica Lozzi. Io in realtà si tratta di una paginetta ad uso dei cittadini che magari ci guardano da casa, e leggerei i contenuti di questo atto in modo da renderlo maggiormente chiaro. Dunque, premesso che con la delibera numero 189 del 16 ottobre 2018 avente ad oggetto la delocalizzazione dell'autostazione per i mezzi adibiti alle linee di trasporto pubblico interregionali, nazionali ed internazionali all'interno del nodo Anagnina, con cui è stato anche approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori nell'autostazione, la Giunta di Roma Capitale ha stabilito la delocalizzazione su una porzione di area sita all'interno del nodo Anagnina dell'autostazione da destinare alla sosta onerosa e alla fermata dei mezzi adibiti alle linee di trasporto pubblico interregionali, nazionali ed internazionali di cui al decreto legislativo 285 del 2005 e del DPR 616 del 77, che con il medesimo atto appunto la Giunta ha approvato questo progetto definitivo dei lavori per la riqualificazione dell'area individuata per questo spostamento, per un importo pari a circa 624.681. Che alla base della decisione della Giunta è stato sottolineato nel predetto atto vi siano rilevanti criticità che derivano dall'attuale assetto gestorio dell'autostazione sita in largo Guido Mazzoni e nelle more della predisposizione degli atti amministrativi necessari a provvedere allo sgombero dell'area e all'internalizzazione della gestione dell'autostazione Tiburtina, si sia constatata la complessiva situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'utenza dell'autostazione, determinata dalla modalità arbitraria e con cui la società Tibus SRL continua abusivamente a mantenere il possesso dell'area e a gestire il servizio, situazione ulteriormente aggravata dal comportamento reticente del medesimo soggetto a comunicare dati aggiornati circa l'esatto flusso di mezzi e passeggeri nell'area, che con nota protocollo 254127 del 9 novembre 2018 la presidente del municipio VII Monica Lozzi, ribadendo la contrarietà del nostro ente di prossimità alla realizzazione dell'opera di cui in oggetto, ha anche richiesto alla sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi, all'assessore alla città di Movimento Linda Medeo e al presidente della commissione per Capitolina Permanente Mobilità Enrico Stefano la costituzione di un tavolo sullo spostamento del terminal bus da Anagnina, scusate, da Tiburtina ad Anagnina. Considerato che annualmente dalla stazione Tiburtina si stima che transitino circa 8 milioni di viaggiatori, distribuiti su una media giornaliera di circa 600 corse al giorno, che la provenienza dei viaggiatori è distribuita per il circa il 40% dalla direttrice sud, 20% dalla direttrice nord e per il restante 40% dalla direttrice est, che la delocalizzazione, così come prevista dalla delibera 189, andrebbe ad incidere pesantemente sul traffico locale, già oggi fortemente congestionato dai pendolari, che ogni giorno affluiscono nell'area metro Anagnina e dalle linee urbane ed extraurbane che hanno come capolinea il terminal Anagnina. In particolare, considerato che in assenza di una revisione generale dell'attuale assetto della viabilità e di una riqualificazione complessiva dell'intera area, l'ipotesi di spostamento così prefigurata creerebbe forti ripercussioni non solo sul traffico locale, ma anche in termini di fruibilità dell'area, di degrado e ordine pubblico. Considerato inoltre che in data 14 novembre 2018, in occasione della Commissione Capitolina Permanente Mobilità, la Presidente del Municipio VII, Monica Lozzi, ha ribadito di rigettare l'ipotesi contenuta nella delibera 189, esprimendo comunque la disponibilità del Municipio alla interlocuzione congiunta e Assemblea Capitolina, ai fini di una ragionevole risoluzione della vicenda. Considerato inoltre che, quanto prima rappresentato, era già stato oggetto di ampio dibattito nella Commissione Terza del nostro Municipio, nelle sedute tenutesi in data 16 novembre e 23 novembre ultimo scorso, in cui si era convenuto di portare all'attenzione di questo Consiglio un atto che esplicitasse la posizione di contrarietà nei confronti di tale ipotesi di delocalizzazione.
Tenuto poi conto che in data 29 novembre l'Assemblea Capitolina ha approvato all'unanimità la mozione numero 113, con cui si impegna la Sindaca e la Giunta a mantenere un terminal a Tiburtina, recuperando e riqualificando l'area del piazzale est per realizzarvi una nuova autostazione. Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto, il nostro Consiglio risolve di impegnare la Presidente e la Giunta ad attivarsi presso la Sindaca per la creazione di un tavolo interistituzionale con tutti gli attori coinvolti, tra i quali il Municipio VII quale ente di prossimità coinvolto, per la valutazione di proposte alternative, che siano però strettamente collegate anche ad una riqualificazione complessiva del nodo Anagnina, di tutta la mobilità e viabilità esistente e dell'intera area. Ribadire oltretutto la contrarietà alla ipotesi di delocalizzazione, così come prospettata nella delibera 189 del 16 ottobre 2018. Questa proposta ha scontato in parere favorevole appunto di tutti i commissari, insomma di tutte le componenti politiche presenti in commissione. Grazie. Altri interventi? Consigliera Biondo. Sì, buongiorno, grazie Presidente. Solamente per ribadire, diciamo, il lavoro che abbiamo fatto in commissione insieme su questo atto, a dimostrazione, diciamo, che quando alcune scelte di questa amministrazione comunale sono assurde e soprattutto ricadono sui territori senza un vero coinvolgimento innanzitutto dei cittadini interessati, ma anche delle istituzioni che li rappresentano, perché anche per noi consiglieri di questo municipio è stata, diciamo, una decisione presa unilateralmente dalla Sindaca Raggi e dall'assessore alla mobilità. Il fatto che poi il nostro municipio si sia attivato e soprattutto che sia stata approvata una mozione in Consiglio Comunale dimostra, diciamo, che su questo argomento la Sindaca si è dovuta, diciamo, rimangiare una decisione già presa e quindi andare in una direzione diversa. Hanno lavorato su questo tutte le opposizioni, si sono preoccupati di questo argomento parlamentari della Repubblica, che spesso invece, diciamo, sulle questioni che riguardano l'ordinaria amministrazione di Roma Capitale chiaramente non mettono bocca, ma era una modifica dell'organizzazione dei trasporti, della viabilità della città di Roma, anche relativamente a quelli che sono soprattutto i flussi da altre zone, che io credo ci interroghi più in generale su quello che oggi Roma rappresenta, ovvero non è semplicemente un comune a sé stante, ma è una città metropolitana a tutti gli effetti, in cui ogni giorno arrivano, vivono, lavorano, spendono, consumano e portano valore aggiunto persone dall'Aquila, Grosseto, Napoli, per Firenze, eccetera eccetera, e quindi io credo, diciamo, che questo, oltre che una questione specifica assolutamente da evitare e da pensare meglio, debba interrogare questa amministrazione su quello che deve essere il ruolo della città metropolitana di Roma dal punto di vista dei flussi delle persone, dei flussi della mobilità, dei flussi di lavoratori che ogni giorno vengono nella nostra città, perché la questione del terminal di Anagnina e Tiburtina ci dimostra che queste non sono delle decisioni che possono essere prese univocamente da un'amministrazione comunale, ma che devono interessare un'area più vasta, che infatti hanno interessato addirittura in aula Giulio Cesare, era presente il sindaco dell'Aquila, erano presenti parlamentari di Abruzzo e Marche. Questo, diciamo, a dimostrazione che è un argomento più ampio sul quale era necessario un confronto maggiore. Però, diciamo, bisogna da una parte rivendicare come opposizione, ma dall'altra dare atto alla maggioranza in Campidoglio che quando, diciamo, le cose le riusciamo a spiegare bene tutti insieme, si può tornare indietro
Su questo la Virginia Raggi è tornata indietro, speriamo, diciamo, a tutti gli effetti che venga, diciamo, che questa promessa venga mantenuta, ed è il motivo per cui il Partito Democratico ha deciso di condividere e di sottoscrivere questa mozione presentata dalla terza commissione del municipio, innanzitutto perché era importante che anche noi come amministratori ribadissimo una posizione che era quella di assoluta contrarietà allo spostamento di questo terminal, e dall'altro per dire che appunto decisioni di questo tipo non possono essere prese sulla testa dei cittadini e degli amministratori del settimo municipio, e quindi pretendiamo di essere coinvolti nelle decisioni future che riguarderanno appunto gli assetti relativi a questi due terminal. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono interventi, consigliere Toti. Sì, io sono il secondo firmatario di questa risoluzione, l'abbiamo in commissione fortemente appunto condivisa, è una risoluzione che rigetta quella che è un'assurda e scellerata indicazione da parte della giunta capitolina, che trasferiva appunto nel nodo Anagnina l'autostazione Mazzoni di largo Guido Mazzoni, con 8 milioni di viaggiatori e 600 corse al giorno. La cosa gravissima appunto è che anche su questa cosa purtroppo è mancato il coinvolgimento del territorio, perché voglio dire, avremmo subito denunciato l'impossibilità di trasferire un nodo così importante, come ho detto, con 8 milioni di viaggiatori, in un nodo, quello Anagnino, fortemente sofferente sia in termini di mobilità e sia in termini di viabilità. Perciò abbiamo preparato questa risoluzione in commissione, e io ho ribadito con forza in commissione il coinvolgimento nel tavolo istituzionale del settimo municipio, che è stato inserito appunto in questa risoluzione, perché la centralità deve essere del settimo municipio rispetto alle indicazioni che coinvolgono poi in maniera così pesante questa volta, in termini così difficili, il territorio del settimo municipio. E insieme con l'amico Fulvio Giuliano avevamo chiesto addirittura di mettere al primo punto di impegnare la Presidente appunto e la Giunta il ribadire la contrarietà alle ipotesi di delocalizzazione come proposta, perché voglio dire, rispetto a questo ci sarà da parte mia una vigilanza massima, perché come ho detto in precedenza, se non si passa, e questo l'abbiamo anche scritto nella risoluzione, a una riqualificazione complessiva del nodo, che significa della mobilità e della viabilità, per noi, se noi seguiteremo a essere contrarissimi rispetto a un'indicazione di questo punto. Perciò ribadiamo il fatto che se ci fosse un'indicazione di trasferimento di parte della autostazione Mazzoni di largo Guido Mazzoni sul nodo Anagnina, questo dovrà essere fatto soltanto, e lo ribadisco con forza, con una rivisitazione di tutta la mobilità e la viabilità esistente. Senza di questo noi ci opporremmo in tutti i modi a un trasferimento nel nostro territorio. Altri interventi, consigliere Giuliano? Grazie Presidente, colleghi consiglieri. E effettivamente è stato detto tutto, insomma, quindi la Presidente della Commissione ha ben spiegato tutte le fasi che si sono susseguite, insomma, a partire da questo atto della Giunta Comunale. E mi viene, insomma, però da fare una riflessione, come
i tempi passano, non cambiano i meccanismi, insomma, no? Quindi ho qualche anno di politica attiva e mi sono reso conto che anche avendo tra la parte, diciamo, del Comune di Roma e il Municipio la stessa parte politica, succedono delle cose che sono sempre successe. Quindi c'è sempre la parte centrale che viaggia al di sopra di quella territoriale. E questo è capitato anche nelle scorse consigliature, non vi preoccupate, insomma, quindi niente di che, niente di strano. Bisogna però, capitò quando a me venne chiesto di votare la centralità romanina, l'ampliamento della cubatura, e io mi rifiutai insieme a altri del gruppo. Perché? Perché noi qui ci mettiamo la faccia, quindi poi non è che vanno da loro a dirgli: ah, voi avete montato la cubatura. Venivano qui a dire: ah, tu hai votato perché... Quindi siamo un po', come si dice, lo scarico delle problematiche, no, dell'amministrazione centrale, spesso e volentieri. E anche qui sarebbero venuti in massa, no, a dire: ma che succede? E quindi di una cosa sono contento, non solo di questa, vedo che ne parlavamo anche ieri nella commissione cultura e sport con il presidente di ieri, che diceva appunto che il modus è cambiato, il modo di porsi, no? Mancava sì quello diciamo effettivo, c'era il vice ieri in commissione, che i ragazzi parlano e dicono: no, e io sento tutto, eh. Quindi è cambiato il modus, il modo di fare, dell'approccio, di come porsi. Questo a me da tempo mi sostiene la mia posizione politica di Fratelli d'Italia, del gruppo, di come cercare di capire, a prescindere, e non essere pretestuosi e ingessati sulle posizioni di partenza. Questa è un'altra dimostrazione. L'ho seguita anche direttamente in Campidoglio, perché c'era il collega di riferimento, il consigliere comunale, che mi ha aggiornato, e in diretta dalla commissione c'era la nostra presidente che stava lì e batteva i pugni, quindi non era una cosa inventata, capito? Quindi l'hanno vista, no? Battere i pugni e opporsi fortemente a questa scelta. Quindi è quello che dovrebbe fare un municipio territoriale, no? Dovrebbe comunque difendere, al di là di chi, dei collegamenti che ha in maggioranza, al comune, eccetera, ma dovrebbe comunque difendere il proprio lavoro, no? Poi siamo monchi per un certo tipo di situazioni, perché non abbiamo un bilancio, cioè abbiamo un bilancio surrogato, ma se fossimo autonomi avremmo ancora più, no? Se i nostri pareri non fossero, diciamo così, interlocutori, ok, non fossero vincolanti, sarebbe tutta un'altra musica. Non è che si possono permettere di fare delle giunte comunali e mandarci l'atto così bello, cotto e fatto, mangiato, no? Cotto e mangiato, fanno pure la trasmissione, ok? Avrebbero chiamato: ma che ne pensate voi? Perché sennò sarebbe stato tutto un meccanismo. Invece ho notato che questo è avvenuto lo stesso, quindi sono molto contento di questo modus. Non sono sicuro di quello che effettivamente poi ne deriverà. Abbiamo delle garanzie sul fatto della retromarcia, certo, come ha detto il consigliere Toti, noi avremmo voluto un'inversione del risolve, non perché non fossimo d'accordo ovviamente, ma nel dare subito, no, come primo acchito, ribadire la contrarietà a un'ipotesi. Poi tutti i tavoli Inter, Juve, Milan, no, istituzionali, avremmo comunque accolti, però subito dare questa cosa, perché come si è diciamo, forse in alcune sfumature nella discussione, la paura è quella che comunque dice: sì, però voi qualcosa vi dovete prendere, senza un'adeguata sistemazione, un'adeguata garanzia di interventi, di economicità, di struttura
perché la Ragnini al terminal è importante, è un terminal molto importante, ma ovviamente va adeguato. Chiudo dicendo che siamo, come Fratelli d'Italia, ovviamente d'accordo, perché anch'io sono firmatario, non sono il secondo ma sono il quinto, però penso che vada bene uguale, ma siamo d'accordo del fatto che se anche ci fosse una richiesta da parte dell'amministrazione comunale nel dover dividere i flussi provenienti ovviamente da altre regioni, no? O quindi dalla Roma L'Aquila Tiburtina, al termine a Tiburtino, dalla Roma Napoli a Nagnino. Bene, capire se questo è e avere le assicurazioni di una, come si dice, un'attenzione particolare, e quando dico particolare quindi economicità e certezza di quello che serve per la sistemazione di tale diciamo richiesta. Quindi siamo talmente convinti che questo possa essere fatto da questo municipio, perché ci siamo posti in modo deciso, e quindi sono contento di questa soluzione. Grazie. Altri interventi? Consigliere Guido? Presidente, grazie. Allora, noi con questo atto di consiglio oggi di fatto diamo una risposta all'atto invece di Giunta Capitolina, il quale con una modalità, come dire, unilaterale ha, tra virgolette, imposto un piano, uno spostamento di terminal all'interno del nostro territorio, in particolare nel terminal della Ragnina. Ora, io non mi concentrerei più di tanto sul fatto che altre regioni, altre città abbiano protestato, nel senso che loro possono farlo tranquillamente, certamente la competenza di queste decisioni è del Comune di Roma. Quindi io, dal mio punto di vista municipale in questo senso, mi concentrerei più sul fatto che il polo della Ragnina non è assolutamente pronto attualmente per ospitare 600 corse al giorno di pullman in più provenienti, come è già ribadito, da diverse regioni e città italiane. Il terminal della Ragnina soffre particolarmente già da anni di mancato decoro, di mancanza di infrastrutture, cioè diciamo di un disordine generale, ecco. Quindi se a ciò aggiungiamo, ovviamente diciamo che il municipio su questo ha relativa competenza, nel senso che tutto sta al centro, anzi noi abbiamo chiesto maggiori competenze in questo. Però se l'amministrazione centrale vuole davvero fare questo spostamento, cosa che in ogni caso non auspichiamo, ecco perché oggi stiamo per votare quest'atto, occorre senza dubbio capire che quel polo non è sufficiente, tutta l'area va rivalutata, e non parliamo di 3, 4, 5, 600 mila euro, cioè le cifre che abbiamo visto scritte nero su bianco, ma parliamo di milioni di euro, perché quel polo lì è essenziale per tutta anche la viabilità del quadrante. Per esempio sappiamo che manca ancora una rampa di accesso al raccordo, vorrebbe dire intasare ancora di più cioè la strada, la via Ragnina con la via Tuscolana, sotto il raccordo si creerebbero ulteriori congestioni e già ne abbiamo a sufficienza, oltre allo smog, oltre all'inquinamento acustico, oltre al fatto che se non si mette mano al piazzale della stazione, dove c'è un mercato, dove ci sono varie tipologie, come dire, di utenza più o meno regolari, ecco, ciò non è assolutamente fattibile. È per questo che noi rispondiamo a quanto la Giunta Capitolina ha scritto. Poi se la Giunta Capitolina, come è stato già ribadito, torna sui suoi passi, io penso sia assolutamente giusto. Con questo atto noi infondiamo, no? Nuovo cioè vigore e coraggio non solo al fatto che devono rivalutare questo spostamento, ma anche che devono rivalorizzare tutto il terminal e il piazzale della stazione Ragnina, che per noi è un punto cruciale. Io qui chiudo sperando in futuro da parte del centro che ciò possa avvenire con modalità maggiormente partecipative.
perché noi ci siamo sempre mostrati così abbastanza disponibili, abbiamo anche inoltrato progetti municipali che poi sono stati espansi anche su scala centrale e comunale, come a dire che stiamo facendo un buon lavoro o no? Continuiamo oggi con questo buon lavoro dicendo no grazie, almeno finché lì non si rivaluta tutta l'area e finalmente si fa qualcosa di importante che quella parte di territorio aspetta non so da quanti decenni. Grazie. Altri interventi? Consigliere Gunnella. Sì, grazie Presidente, un brevissimo intervento di tipo, diciamo, analitico della dinamica di questo accaduto e più che altro per fare delle rivendicazioni, nel senso che se è vero, come diceva anche il collega Giuliano, che sono dinamiche già viste, io farei una rivendicazione di quello che è accaduto, nel senso che il famoso tornare nei propri passi è, fino a propria contraria, un pregio, quindi ripensare delle cose, rivedere delle posizioni, se non è condizionato da ragioni poco chiare va bene, quindi il fatto che dal Campidoglio ci sia stata una riconsiderazione su questa faccenda a me sembra positivo, io questo lo voglio rivendicare. Possiamo anche rivendicare poi l'analisi dell'accaduto al punto da arrivare ad un atto alla fine firmato, approvato da tutti, quindi rivendichiamo anche questa attenzione, questa lettura chiara da parte delle opposizioni e quello che fa la differenza a volte non è come emerge una faccenda o un fenomeno, ma è come lo si tratta questo fenomeno, quindi il fatto che per qualche ragione sia arrivato dal Campidoglio una proposta di questo tipo senza un previo coinvolgimento da parte nostra, come diceva il consigliere Guido, diciamo fa la differenza rispetto a come, diciamo, la seconda parte di questa situazione. Magari in passato si ponevano delle iniziative scavalcando i municipi e si andava avanti comunque, magari le ragioni erano altre. Adesso è successo su questa faccenda, evidentemente dietro c'è una purezza di iniziativa, tant'è vero che valutando le valutazioni, se vogliamo rimostranze da parte di questo municipio, il Campidoglio sta rivedendo la cosa, perché dietro c'era e c'è evidentemente la valutazione sul bene dell'iniziativa, non ci sono altre ragioni e siccome non ci sono altre ragioni il Campidoglio evidentemente, valutate anche le nostre considerazioni, è tornato indietro. Quindi sicuramente la prima parte può essere un già visto, la seconda parte no. Quindi diciamo la lettura di questa dinamica è una lettura che vede anche dei punti di novità. Ci fa piacere che l'atto sia stato condiviso, ovviamente, perché era talmente evidente l'analisi dell'accaduto e soprattutto dello stato di cose come l'ha descritto il consigliere Guido, quindi ci fa piacere che ci sia stato anche in questo senso una valutazione tutta improntata sul provvedimento e sul territorio, quindi questo va bene. Una nota di battuta: quando abbiamo valutato in commissione i punti, io dicevo che sono due punti, si potevano invertire, mettere anche in verticale come colonne, ma il fatto di mantenere come primo punto quello dell'attenzione e della considerazione dei municipi è stato, se vogliamo, ribadito anche perché, anzi soprattutto perché volevamo che fosse, rispetto al nostro interlocutore, in questo caso il Campidoglio, il primo punto di attenzione nei nostri confronti, senza ovviamente tralasciare al secondo punto la contrarietà ferma che ha mosso sia le nostre rimostranze sia l'atto stesso, insomma. Altri interventi? No, dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano.
E approfitto perché, anche se ho detto ovviamente che al 100% non sono d'accordo, ma no, scherzo, che sono d'accordo, però l'intervento del collega Gunnella mi ha fatto piacere perché è attento ed è un consigliere appunto che perspicace e accolto nel segno, infatti mi ha convinto nella commissione che poteva anche non esserci questo cambiamento, cioè questa inversione, però il fatto anche che era possibile, questo ci fa piacere del fatto che appunto abbiamo ragionato in modo sensato. E sì, c'è una differenza ovviamente tra quello che succedeva e quello che è successo. Sì, la vogliamo cogliere, va bene, è vero che anche altre volte si faceva marcia indietro, quindi non è la prima volta. E nella purezza della richiesta effettuata dall'amministrazione comunale verso il nostro municipio non riesco a trovarla, ma non perché ci sia malafede, ma non riesco a capire come di punto in bianco si possa, no, una giunta possa prevedere un'azione di questo tipo, che non è spostare un segnale stradale, no? E quindi politicamente mi lascia un po', come si dice, sprovveduto. Può essere pure che questo è avvenuto, e chiudo, perché comunque vogliono considerare questo settimo municipio un municipio importante, però avremmo, come si dice, secondo me, avremmo gradito che l'importanza di questo municipio potesse avvenire tramite il bilancio e tramite un decentramento che potesse essere, no, nel bilancio con dei fondi, che potesse essere allora lì l'importanza di questo municipio, che ha chiesto tra l'altro di essere pilota, no, nella fase decentristica. Certo, se ci considerano importanti perché ci girano Dunton Terminal così tamblè, come dice un mio amico Tamblais, allora non è una cosa semplice, ok? Però comunque sia, questa era la lettura. Fratelli Italia voterà favorevole. Altre dichiarazioni? Consigliere Toti? Già l'avevo ribadito, comunque lo ribadisco nuovamente, il voto favorevole di Forza Italia rispetto a questa risoluzione. Ho anche detto, però lo voglio ribadire, che saremo vigilanti a livello massimo rispetto a questa, contro qualsiasi delocalizzazione che, come ho definito prima, ritengo fortemente assurda. Anche il discorso autonomista è un discorso importante, la centralità del municipio, l'ho ribadita sempre ed è per me importantissima, rispetto a scelte che il Campidoglio fa e che ricadono nel nostro municipio, perciò con forza questa centralità del nostro municipio che abbiamo anche ribadito nella risoluzione. Una delocalizzazione che suona questa delibera di giunta, che suona come punizione nei confronti dei nostri quartieri, perciò da parte nostra, come ho detto, una vigilanza massima rispetto a delocalizzazioni selvagge, e ribadisco appunto il voto favorevole. Altre dichiarazioni, consigliera Ariano? Grazie Presidente, colleghi consiglieri, come già ribadito in precedenza e come è anche chiaro ovviamente dagli altri interventi dei miei colleghi di maggioranza, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Grazie. Consigliera Biondo? Sì, no, giusto per ribadirlo, l'ho detto già nell'intervento precedente, abbiamo condiviso quest'atto, siamo assolutamente contrari a questa delocalizzazione e quindi voteremo favorevolmente. Votazione. Scrutatori. Ah, è vero, gli scrutatori.
Non c'è più Carlone, quindi consigliera Biondo sarà lei. Possiamo votare. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Bene, all'unanimità con 16 voti favorevoli viene approvata la risoluzione dal Consiglio e volevo mettere agli atti, sono state risposte due interrogazioni, la 46 e la 47 scritta già inviata all'interrogante. Il Consiglio chiude alle 10 e 36, 35, 37.